per poco non è sceso praticamente sotto i 30 minuti. E voglio sottolineare anche un piccolo incidente da cui viene della Latam, che è stato letteralmente investito mentre era in bici proprio qualche settimana fa, quindi probabilmente se non fosse successo oggi potevamo parlare di possibile record, anche se battere Hisham è veramente complicato. Intanto c'è l'arrivo del giovanissimo Michele Caggiano, che è riuscito a mantenere la terza piazza ed è il caso di farsi sentire. Super applauso, prima carpet per Michele Caggiano, il bronzo della Cornona. Corriamo Saviano, 32-25, 3-14 e 5 per questo ragazzo che è sempre capace di dire la sua. E adesso c'è solo da attendere le prime tre donne, almeno per quello che riguarda la classifica. Ecco Fabrizio Meoli, quindi ha saltato solo una posizione ma ha recuperato davvero tanto. Il mio compaesano che veste i colori dell'International Security Service, Fabrizio Meoli. Grazie Fabrizio, ancora International, altrimenti avremmo avuto un pizzico tutto International sul palco, per poco non è avvenuto. Ma come sottolineavi, la maratona è sempre la maratona, quindi rimane sempre un po' delle gambe. Intanto, come vedete, il vuoto, questo ve la dice lunga sul parterre e sul talento di atleti che abbiamo questa mattina con noi. Martina, devo dire che parlando dell'International è stata sempre davvero presente a questo evento, ma presente con la P maiuscola, perché ci ha sempre tenuto tanto a portare qui i suoi atleti più forti e non solo. Quindi grande partecipazione dell'International Security Service, vi aspetta il 14 gennaio a Marigliano. Ciao Anna, bentornata. Salutando il 14 gennaio. Yeah.
all'arrivo attendiamo la terza classe che dovesse essere proprio la sorellina di Filomena, Francesca. Giovanissimo Francesco, che è riuscito a chiudere persino sotto i 40.
di questo percorso, quindi complimenti ai primi 153 che sono scesi sotto i 40 minuti. Nel frattempo continuano ad arrivare i nostri atleti. Enzo Nasi, buon rientro, grazie. Tra l'altro poco fa hai indossato proprio la tua maglia, il tuo dono, grazie ancora, un bellissimo regalo ricevuto qualche settimana fa. Guarda, arrivi, forza ragazzi, sulle giuste note, sul giusto ritmo.
avvicinando lentamente Peppe C'è. Benvenuto Peppe. Con l'occhialino verde di Saviano. E mentre c'è anche la piccolina della famiglia Tarotolo. Antonio Zito da Sommaglia. 6 gennaio saremo con Antonio alla Cerra per completare la medaglia passante del scorso anno. Benvenuto Raffaele, grande, 55-25, buttiamo l'occhio che ci stiamo avvicinando al culo dell'ora, i 60 minuti esatti. Rosa, mi saluti tua sorella? E allora ripeto, andate a visitare il paesetto della Luna che sta qui, appunto nella piazza, accogliete le informazioni, venite qui con il culo, potete dare, oggi siamo nel periodo natalizio. Un saluto, lo ripeto, oggi non ero qui a Marilisa, e un saluto al vostro Sabatino. Ancora qui, benvenuti ragazzi, da te, Giacomo Scopa Treguardo, Luigi Lascella, ancora trasformato, Pasquale Angelino, benvenuta. Valentino. 56 minuti in cima. Aveggiate, forza, e siamo il nostro generato, Avellino C'è. Un applauso per il team Lorenzo, capitano da lui, Lorenzo, grazie!
Mi sono girata in tempo, Susanna. Il gruppo sportivo Santa Croce
Grazie ragazzi per averci raggiunto anche in mezzo al pubblico. 14 gennaio ci aspetta la sesta stracomiziana. Intanto Franco Olivetti, benvenuto Franco, Reggia Reggia Rannico con noi. Grazie Francesco, gare in moto, sarà presente anche con noi a Marigliano il 14 gennaio, organizzazione ancora International Security Service, quindi naturalmente vi aspettiamo anche il nostro evento. Il giorno 8 saremo ad Avellino, naturalmente c'è l'evento anche Run for Love, sempre solidarietà e beneficenza, il 10 Pomigliano, 17 saremo di nuovo insieme a Nora, al Vulcano Buono, e poi naturalmente continueremo con il 26 a Calvi, San Giorgio del Sannio, il 30 saremo a Sant'Angelo a Cumulo con Castagne e Pimproletti. Ma che memoria, ma tutto qua! Eppure sei più bello di me! Parete più bello! Il 31 chiuderemo a Cesinali e poi apriremo l'anno con la classica della Befana da Cerra il 6 gennaio, il giorno dopo saremo con un nuovo appuntamento a Nocera Superiore, quindi nuovo appuntamento bonissimo. Benvenuto Vincenzo D'Anna. Siamo quasi, sono le ultime battute di questa mattina prima di trovarci al momento della cerimonia protocollare che avverrà proprio qui vicino nella zona del palco, già ben allestita da Raffaele da stamattina, è lì a sorvegliare. Benvenuta, dai, è fatta, vai Maria Rosaria, ancora team super di Verona. Forza Coppel, dai Gigi, sì, uno c'è, c'è Jack, guardalo, ti insegue Manuel, solo per te, Jack e Manuel e Jack, io ti faccio i complimenti a Luigi, te l'ho detto, è presente perché ci siamo conosciuti, con quel piacere di conoscerti, bella scherzina, grazie per essere presente ogni volta. Fagli vedere il traguardo, me lo vuoi venire, gli puoi mettere secondi in più. È meglio fare un complimento del 30 secondi, dai. Paolo Di Giovanni, mentre arriva Ciro, vogliamo ricordare che ogni foto scaricata dalla pagina Facebook Gare in Foto costerà 40 euro, quindi vogliamo avvisare. Basta che le compri una e poi puoi scaricare tutte, però devi pagare 40 euro. Invece quelle sul sito garepodistiche.com saranno 50 euro, se poi ne prendete 10 possiamo fare 100 euro, giusto Elena? Ancora, due zini, Raffi. Ma diciamolo che ti ha detto per avere le foto, Raffa, diciamoci la verità. Vita, è andata stamattina poi, dai. Maglietta del Napoli, questo maggio stamattina. Posso bilanciare a fare un piacere, ma oggi tutti proprio. Benvenuto Umberto, Umberto Barbati. Continuano, continuano gli arrivi di chi non ha parlato, che l'ho visto un po' affaticato sulla salita davanti a casa di Ciccia e la vedo tornare, non ha parlato, brava e complimenti a Stefania. Pronta a darti questo premio speciale, tra l'altro meritato sulla carta, quindi non ci vediamo.
Stile running che sogliamo.